Ragazzi, lo sapevo, sentite gli applausi, non vedono l'ora di giocare le Proloco in studio. Nella seconda fase hanno raggiunto questa seconda fase, allora sono tutti che hanno voglia di battere l'avversario. E questa sera chi si sfida? La Proloco di Rivignano, come capitanata da Enrico. Guardate che bel visetto. Che bel ragazzo, a Rivignano sono tutti così, giusto? Giusto, giusto. Cioè, sono fatti con lo stampino così. Con lo stampino. Tutti come in serie. Va? Come è andata? Vi hanno riconosciuto il giorno dopo, contenti? Come è andata? Li avevamo illusi, no? Perché detto, è andata malissimo, no? Dunque, guardatene, anzi, guardate per dopo dire... E invece è andata bene. E adesso bene. Però ritornate qui in studio per una sfida difficile, perché qui è arrivata la Proloco di Gemona, capitanata da Erika. Due bei capitani giovani. Erika, sei pronta? Prontissima. Aspetto i suggerimenti sempre. Certo, però... anche perché hai una squadra. È sempre la stessa? O hai no, cercato... cambia. È cambiata. Leggermente cambiata. Perché hai cercato degli elementi più forti? Sì, si sa mai che ci sia una domanda un po' più specifica di attualità, allora abbiamo cambiato un po'. Ok. Non serviva studiare nulla su Rivignano? Bene. Anche perché eravamo impreparati. Ci saremmo anche per Gemona. Però non si sa mai, se magari ai quarti di finale pensiamo di inserire anche il gioco dell'avversario. Invece abbiamo sempre pensato di mantenere il nostro filologico in studio, in particolare Claudio Romanzin, con questa barba lunga. Eccolo! Mandi, buonasera a tutti! Tolta la sciarpa, ma non la barba. Allora, la sciarpa è scritta di avale perché vi è stato bruntulato con queste sciarpe, le lasciate a casa, scandite l'argentina e vonde con l'argentina, e vonde, allora vonde. La barba è più difficile di avale. Allora, intanto, così, prossime volte mi discroti anche dalla barba. Va bene, vediamo, guarda che me lo ricordo, Speri di no. Sì, no, me lo ricordo invece. Ragazzi, voi siete pronti con le pulsantiere, ma prima devo ricordare, anche con il supporto della mia regia, che c'è ancora il ripescaggio. E quindi rivediamo insieme tutte le Proloco che hanno perso nella prima fase, ma che hanno ancora la possibilità di rientrare in gioco. Sono 10, le vedete, le trovate tutte nella pagina Facebook di Telefriuli, ma c'è anche la possibilità attraverso il coupon cartaceo di votarle, e il coupon lo trovate in edicola con il settimanale Il Friuli, quindi continuate a votare la vostra Proloco preferita perché sono 3 i posti a disposizione. Pronti dunque invece per giocare con le nostre Proloco? Sapete che Claudio ha preparato dei giochi in friulano piuttosto difficili, Diciamo che mi preoccupano. Già la premessa è preoccupante. È quello che vi preoccupa. Erika ti preoccupa parecchio e hai il tuo consulente del friulano vicino. Ho un consulente specifico studiato appositamente per il friulano. Esatto. Tu chi hai invece, Enrico? Nessuno. Una squadra qua. Tutta la squadra, al completo. Va bene. Ma intanto partiamo con i quiz. Quindi andiamo a vedere il primo cubo virtuale, l'argomento della serata. Vediamo. È territorio, 15 secondi da 2 a 5 punti. Quale comune ha nello stemma una mezzaluna bianca e rossa? Grado, Cormon, Scordovado, Tarvisio. Mezzaluna bianca e rossa. Allora, per Gemona e anche per Rivignano e Cordovado. E invece Cormons. Evidentemente qualcosa di Cordovado ricordava questo stemma. Come mai loro pensavano a Cordovado? Probabilmente per un qualche problema etilico, forse, non lo sai. Nel senso che quando vanno in macchina, speriamo di no. No, Cormons ha nello stemma, uno stemma un po' complicato a 2 livelli, diciamo, ha una mezzaluna nella parte alta e sotto c'è la torre del castello con un cuore sopra. Forse il colore. Apro e chiudo la parentesi, la mezzaluna non sembra strano come simbolo, ma dipende dalla famiglia, diciamo, dei signori che amministravano il feudo in epoca tardo medievale. Invece forse la confusione
Cioè, i suoi piaceri di salvare, salvare il salvabile, perché appunto sopra il castello c'è un cuore e Cordovado, guarda caso, ha come simbolo un cuore. Quindi voi vi siete sbagliati per questo dettaglio. Sì, un piccolo, succede. Succede, ma succede che siamo ancora sullo 0-0. È la prima domanda, però, Enrico. È riscaldamento, va bene. Allora, andiamo a vedere il prossimo quiz, il prossimo argomento. Nel cubo virtuale. Enogastronomia, 15 secondi da 2 a 5 punti. Quale di queste affermazioni sull'orzotto è vera? Può essere tossico, si trova solo in Friuli Venezia Giulia, si fa con orzo perlato, lo ha portato Napoleone. Io so che ho fame che lo mangerei. Ed è giusto, Gemona. L'orzotto lo mangi, lo prepari generalmente? Sì, sì, sì. A volte lo cucino. Lo cucini? Non è che venga proprio buonissimo, però lo cucino. E ecco, quindi è già è già uno step. È già una cosa a tuo favore, sì, se lo sai cucinare. Sì, sì, sì. Noi invece solo lo mangiamo, anche Enrico infatti non sapeva. A dire il vero siamo arrivati un po' tardi, no? Quindi ai ai ai. Tu lo prepari l'orzotto? Ma neanche un po', lo mangi. Sì. Immaginavo. Sì, sì. Immaginavo. Comunque si fa con orzo perlato e la nostra Erika lo sapeva e quindi conquista i primi 4 punti per la Proloco di Gemona. Andiamo avanti, Enrico? Direi di sì. Ecco, quindi preparati per il prossimo quiz e andiamo a vedere il nostro cubo virtuale. Sport, 15 secondi da 2-5 punti. Nel campionato 97-98 con Biro, Poggi, Amoroso, l'Udinese si classificò, si piazzò in classifica al terzo posto, al sesto posto, al quinto, al primo. Non è il quinto posto. Enrico ha ancora la possibilità di rispondere per la Proloco di Rivignano ed è corretto, terzo posto. Ti sei consultato con la squadra, avete fatto un... Se mi ha fatto un briefing. Il punto della situazione. Esatto. Ma non... Mi ha fatto un... Come si dice briefing? Come si dice briefing? Briefing. Briefing. Una riunione. Avevi fatto un briefing? Un briefing, sì. Un escurtato. No, Lula, giusto, sì. Ho visto che mi stavi guardando per sì. Chiedermi di qualcosa. Allora, controvoglia. Perché non volevi dire noi, ma comunque sono i paiat per questo. L'Udinese che si è classificato terzo, che l'hanno lì, l'Uding, e sì. All'Elà ha passato anche in Coppa Campione, sì, che si chiamava in Chiemò, il miglior risultato di sempre dopo il secondo posto degli anni 50, che però era stato un caso, era tutto un'altra maniera di giocare a ballone in sostanza. Comunque il miglior piazzamento in assoluto. E tu te lo ricordi perché eri lì presente. Perché che ieri lì che giuiavi. Sì. Sì, eri, perché lì ho messo per un motivo così di pudor, di sì, no? Ho messo Birov, Poggi, Amoroso, ma saresti anche Romanzin, nome che non l'hai. Sì, giusto. Loro non se lo ricordavano però. Bene, dai, bene Enrico, così andiamo avanti e andiamo a scoprire il prossimo cubo virtuale, l'argomento. Da 5 a 10 punti, ricorre quest'anno il 30° anniversario della morte di Davide Maria Turoldo. Qual era il suo vero nome? Davide Maria Giuseppe Luciano? Non è Davide. Quindi, Gemona ha ancora la possibilità di rispondere. E neanche Luciano. Giuseppe. Non è Giuseppe? Avrei detto Luciano anch'io. Un applauso. Davide era troppo scontato. Sì. Allora, lui si chiamava Josef per Furlan, Josef. Giuseppe, il doppio nome David Maria, lo ha scelto perché Maria, perché lui, si era inserito nell'ordine dei servi di Maria, quindi la scelta di Maria, e dopo David, perché lui amava particolarmente Re Davide. Come autore dei salmi, così facciamo anche un po' di cultura, dei salmi, lui era un grande esperto conoscitore della Bibbia e quindi apprezzava particolarmente questo. D'altronde lui era un poeta, quindi è giusto, insomma.
Luciano, bravo. Non ha idea di cui cal sei. No, nemmeno io. Bravo Claudio, che le sa tutte. Bravo. Invece, pronti con la pulsantiera? Sì, pronti. Perché andiamo a vedere il prossimo cubo virtuale. Partiamo subito con il quiz prima di lanciare il proverbio. Territorio, 15 secondi da 2 a 5 punti. Torre Rorai, Villanova, Borgo Meduna sono frazioni di quale comune? Sagrado, Tramonti di Sotto, Palazzolo dello Stello o Pordenone? Ed è Pordenone. Bravi! È stato l'esperto in friulano che ti ha dato una mano. Sì, infatti lo ringrazio. Molto. Tanto. è lui che insomma fa da jolly questa sera, per di sì, capire. Sì, è che stiamo passando dai 30 anni fa, adesso magari arriviamo all'attualità. Ah, e quindi tu punti sull'attualità, ho capito. Sì, poi... E invece la Proloco di Rivignano cosa punta? Cioè non l'abbiamo ancora capito, Enrico. Ma abbiamo... Voi siete... Un po' di tutto. Non avete paura di niente. È il tempo che ci frega. No, ah, è quello. Ce le sapete tutte, però sei lento. E questo è diciamola così, dai. È lento ma sicuro, dicono. Esatto. Chissà. Secondo me puntano l'orzotto. Esatto. Secondo me puntano l'orzotto, visto che è ora di cena. Sicuro. Invece, allora, vediamo la situazione. Chiedo alla regia secola. Qua Gemona 8, Rivignano 3. Bene. Punteggi che fanno venire i brividi. Sì. Ma pensa, se togliavamo punti, quelli erano brividi, si andava sotto zero quella volta. Invece, non togliamo punti. Ma perché volevo sapere il punteggio? Perché, carissimo Enrico, tu avrai la possibilità di rispondere per primo al proverbio. Quindi lo leggerà il nostro Claudio Romanzin, ti consulterai con la squadra, poi dopo la pubblicità daremo lo spazio a te per bene. Rispondere. Vediamo il proverbio, Claudio. Orto. Vediamo insieme. Al spere di chiatà la magne dal miluc. Enrico è già perplesso, quindi noi vogliamo sapere che cosa si intende dire con questo proverbio, quindi vi consultate durante la pubblicità, anche già adesso, non mi ascoltano neanche, quindi consultatevi, andiamo in pubblicità e se loro sbagliano tocca a voi, quindi preparatevi anche voi, ci vediamo tra poco, lo sapevo. Qua di nuovo assieme a Lo Sapevo, ci scusiamo per i nostri telespettatori che hanno sentito dei rumori strani, era la barba di Romanzin che toccava il microfono e durante la pubblicità abbiamo cambiato, abbiamo spostato un po' il microfono così non sentite più questi rumori. Allora, ogni fastidiosi. Pausa pubblicità mi abbassano il microfono. No, questo no. Dopo questo no. Dal pavimento. L'obiettivo è tagliare la barba. E quindi l'hai capito io. Ma... Questo è il nostro obiettivo. Ma nel frattempo abbiamo abbassato un po' il microfono perché abbiamo ricevuto telefonate dove si sentiva questo rumore. Dalla me femmina, sì. Probabilmente. Che salutiamo tanto e indicherò a lei di notte di tagliarti la barba, ok? No comment tu al disis. Bene, ci siamo lasciati con un proverbio. Le nostre Proloco non hanno capito più nulla e hanno cercato invece di trovare la soluzione. Concentrarci. Anche Gemona. Ma prima daremo la possibilità di rispondere a Enrico e quindi alla Proloco di Rivignano. Ma rivediamolo in grafica e lo leggerà il nostro Claudio. Al spere di chiatà la magne dal miluc. Caro Enrico, so che hai sentito tante voci da allora parte siamo, della Proloco. Siamo un po' confrontate su... Diverse cose, diciamo l'idea è questa, nel senso qualcuno che spera di trovare un po' il marcio in qualsiasi cosa, cioè nel senso ci siamo rilegati al perché la magne è il serpente, per cui siamo collegati alla mela e al serpente, all'Adamo ed Eva, per cui al male, qualcuno che trova il male un po' ovunque. Questo però dalla faccia non mi sembra troppo convinto.
Quindi diamo la parola a Genona? Non so, devi dire... San Scugnissi. No, non le non use. È così. No, non le non use. È così. Ci abbiamo provato. Non le allora. Vestaccato un... Cioè, no, non le no, use. Non le metti use. Le robe, non le use. No, no. Proviamo con Erika e con Genona. Allora, noi abbiamo fatto un collegamento un po' diverso, ma semplicemente perché a un certo punto ci siamo dimenticati com'era il proverbio. Ah, e invece di chiedere abbiamo continuato col nostro ragionamento convinto e abbiamo pensato che invece si tratta tipo di un'aspettativa, cioè tipo di trovare una grande cosa e invece si trova un qualcosa non così, tipo invece cioè, di trovare un tesoro, trovare un'aspettativa qualcosa. Delusa. Sì, esatto, un'aspettativa delusa. No. E quindi no, nessuna delle due ha risposto. Bene, quindi dacci tu la soluzione. Ma è Trosponsky che vince? No, niente. E quanti centimetri tagliamo? No, di barba. Allora, no, invece sbagliato chi due. Allora, l'or, cioè è l'or in tint Rivignan. Hanno inquadrato just la figura della Magne, cioè la Bisse, ma hanno sbagliato il Milus. Il riferimento non è alla serpente, alla mela tipo Adamo ed Eva, ma alla mela d'oro, perché secondo la tradizione friulana, e non solo friulana, la Magne, il serpente, protegge una mela d'oro, che chi la trova diventa ricchissimo. E quindi... però pericoloso perché la Magne uccide, morde, uccide chi cerca di prenderlo. L'unico modo di riuscire a prendere la mela d'oro è quella di arrivare con una spada, perché la Magne si attorciglia la gamba e morde e uccide in questo modo, secondo la leggenda, è chiaro, e di andare con una spada in modo che la Magne si attorciglia sulla spada, muore la Magne, muore il serpente e quindi uno... porta a casa la mela d'oro. Il corrispondente italiano potrebbe essere sperare di vincere all'Enalotto, al Super Enalotto, okay. Che è una cosa del genere, c'è proprio una aspettativa ma non delusa, e questo vale per Genona, ma un'aspettativa proprio, una speranza di un grande successo, un cambiamento di vita. Quasi, dai. Però che aspetta lì. Cioè, no Calvacci, vabbè, ridi dai, fare. Vabbè, andrà meglio col prossimo proverbio, vediamo, sì. Dai. Sì, dai. È andata così. E vinci. Quiz allora, quindi pulsantiere pronte, andiamo a scoprire il cubo virtuale, l'argomento. Territorio, 15 secondi da 2 a 5 punti, il territorio del Friuli Venezia Giulia per la maggior parte è montuoso, pianeggiante, collinare e paludoso. Rivignano dice pianeggiante, tutti pianeggiano, dove vivono? Ma dove vivono? Dove vivono? In pianura e quindi non sanno dove vivono. No, veramente Glemone non è tal plan, eh. Abbiamo detto, non può essere mica così scontato. E invece sì, era scontatissimo, praticamente gratis. Il Friuli è Venezia Giulia, cioè tutta la regione, è per più del 40% montuoso, un po' meno del 40%, un 39% è pianeggiante, 43%, dai diamo i numeri, dopo li giochiamo all'otto, 43% montuoso, 39% pianeggiante e che resta è collinare. Ma Enrico non va mai in montagna e quindi non si è reso conto di questa risorsa del Friuli Venezia Giulia, giusto? Tu sei sì, non pensavo linea. Fosse proprio una prevalenza così. Vabbè, dai. Però dai, adesso abbiamo imparato una cosa nuova. Adesso lo sai, è così. È così. Va bene, andiamo avanti perché qua non riusciamo a conquistare punti. Vediamo se il prossimo quiz sarà più facile. Cultura, 30 secondi da 5 a 10 punti. Quale beato ricorre nel calendario della data del 6 giugno? Antonio da Padova, Ermacora e Fortunato, Bertrando di Aquileia, Luigi Scrosoppi. Qui avete più tempo per pensarci. 6 giugno. A caso. Rivignano dice Luigi Scrosoppi e non è corretto. E neanche Ermacora e Fortunato. Ma è Bertrando di Aquileia. Un applauso per... Perché non era mai successo che le Proloco non sapesse.
potessero più dare delle risposte esatte. Quindi l'applauso vale il nostro prologo. Allora, io direi dalla prossima puntata mettiamo solo due risposte. Sì, perché una la zaccheranno. Un dai due alla perforza di vista. Allora, ho paura che dovremo fare così le prossime volte. Vabbè, andiamo avanti, vediamo se va meglio. E andiamo a scoprire il prossimo quiz, il prossimo cubo virtuale. Da 2 a 5 punti per le buone frittelle. Bisogna prima far marinare le mele dove? Nella grappa, nella melassa, nel limone, nello slivovitz. Qua. Non posso. Vai! Vedi che su l'enogastronomia non sbaglia. Erika. Immagino che però tu non le prepari queste, le mangi. Le mangio molto, per quello non sentivo il limone prevalente. So che serve per non far annerire la mela, basta. Brava, allora. Giusto. Enrico, che succede? Stiamo pensando, no, al limone, perché forse non diventino, non si ossidano. Sì, ma non ascoltavi la tua collega qui? Ma abbiamo detto, niente, nella grappa, pensavamo a bere noi. Enrico, scaldarci in queste giornate fredde. Concentrati. Poco, mi sa. Concentrati. Vai. Cioè, dovete pensare, le frittelle le mangiano i bambini, non è che potessi inchioccare già a 4 anni, se ci cai, vai tirare su le pipine, dai, su. Se non dormono magari. Esatto. Ma loro fanno calici di stelle, quindi pensano solo a quello, no? Vabbè, andiamo avanti e scopriamo il prossimo argomento. Vediamo se andrà meglio per il nostro colloquio. Giovanni Nimis ha vinto per la 20ª volta il campionato italiano di quale sport? Poker, braccio di ferro, salto in alto o curling? E vai! Vedi? Sì, è buono, l'avevi detto. Ma Erika, lo sapevi? L'ho visto muscoloso già dalla foto, allora ho detto... Ma come? Ma se vedi solo il naso, praticamente. Ma il braccio, la spalla. Ha un naso molto muscoloso. Da tempi un po' pensando. Sta bon! Che succede? Enrico? Stasera non siamo in forma. No, ma stai buono, ascolta la tua collega, che parli sopra. Mi ha ascoltato, ho detto che era in forma già dalla faccia. Va bene. Giusto? Sì, va bene. Sì. Muscoloso. Muscoloso. Tu non hai notato il muscolo, invece? No. Va bene, dai, andiamo avanti, concentrati Enrico, perché sei troppo in balia di tutto quello che ti dicono loro e non mi segui. andiamo a vedere il prossimo cubo virtuale. Territorio, 15 secondi da 2 a 5 punti. Dove si è svolto il 100° congresso della Società Filologica Friulana, da cui lei a Gorizia, Udine e da nessuna parte? Ancora 7 secondi per pensarci, 3 punti in palio. Questa è la domanda che mette in tilt a caso, eh. Allegria Enrico, ce l'hai fatta! 2 punti conquisti! Lo sblocco, dai. È lo sblocco, va bene, dai. Era una domanda trabocchetto, carogna. Perché? Sì. Perché la Filologica ha già festeggiato i 100 anni di vita nel 2019, ma non è che ogni anno è riuscita a fare il congresso, perché c'è stata delle occasioni di guerra, la Seconda Guerra Mondiale, per cui sono saltate alcune. Quest'anno, 2022, si svolgerà il 99° congresso, quindi il 100° sarà il prossimo anno. Si sa già dove? Certo. Mi sfugge? A casa mia, a Spilimbergo. È vero. Bene. Sono un capo mafia per qualcosa. Bravo Claudio, bravo. Bravo per queste. Bravo per queste, per le buste temotissime da parte delle Proloco. Enrico è già che ride, e anche la nostra Erika. E quindi possiamo lanciare la sigla? Che dite ragazzi? La sigla tra due. Credo che Rivignano sia in svantaggio, sembra di sì, quindi caro Enrico tocca a te. Andiamo sulla 2. Come mai? Ma
Cos'è? Eh no, dimmi perché. Ispira Valdore. Ispira Valdore. Perché tu vorresti dall'italiano friulano o dal friulano all'italiano? Ma forse anche dal friulano all'italiano. Invece no, caro. Vedi. Perché dall'italiano... Non va mai nel senso giusto. Dall'italiano al friulano, la busta numero 2. Hai scelto questi... Vabbè, comunque. Adesso cioè, poi mi spiegherà perché ha scelto queste parole. Chiedo alla regia, siamo pronti per il cronometro per partire con la prima parola in italiano. Sì. Piatto. Plat. Coltello. Curtis. Forchetta. Piron. Cucchiaio. Sedon. Tovaglia. Tovai. Tovagliolo. Tovaius. Pranzo. Scusa? Non ho capito la parola. Pranzo. Ah, gustà. Cena. Cene. Spuntino. Mirinde. No, piatto. Plat. Coltello. Curtis. Forchetta. Piron. Cucchiaio. Sedon. Tovaglia. Tavai. Tovagliolo. Tavaius. Pranzo. Gustà. Cena. Cene. Spuntino. Spuntino. Io. Non mi rendo conto. Spuntino. Qua sono solo che fanno spuntini, qua mangiano. A Rivignano. Proprio non vuoi neanche buttarti, manca un secondo. Non mi viene su, vabbè. Giringhel. Ah, adesso che l'hai detto. Grazie. non vuoi. E poi c'era merenda, mirinde. Che è quello che mi ha detto. Vabbè, dai. 8 su 10, bravi. Dai. La 1 con l'esperto? Con l'esperto. Però devi rispondere tu, Erika, eh? Fate attenzione che c'è sempre qualcosa da imparare, Enrico, anche dall'avversario. Io in friulano e tu in italiano. Partiamo con la prima parola, un minuto. Vin. Vino. Aghe. Acqua. Liquid. Liquido. Got. Goccia. Vin. Di nuovo. Vino. Ah, perché l'ho sbagliato. Acqua. Liquid. Liquido. Got. Goccio. Vin. Vino. Aghe. Acqua. Liquid. Liquido. Got. Sorso. Vin. Vino. Aghe. Acqua. Liquid. Liquido. Got. Bicchiere. Bottiglie. Bottiglia. Flaschie. Fiasca. Plerie. L'imbuto. Caratel. Caratel. Caratello, scusi. Botte. Dove? Dove. Dove? Dove? Ma dove? Finito. Finito. Questo non ho mai sentito io. La dove. Beh, siamo passati dal caratel, cioè dalla botte, la dove, la doga. E poi stropul. Stropul. E poi stropul, tappo. Il tappo. Il tappo, turacciolo. Esatto. Allora, anche voi 8 su 10. Non male. Hai scelto temi legati, cioè parole legate al tema... Diciamo all'orario. All'orario. Le parole legate all'orario sono nu femiese, c'è che lei, insomma... Noi sinchi c'è in cecene e pensa bene di stimolare. Eh sì, certo, giusto, che stimoli giusto. Qua, L'appetito. Sì. Tra l'orzotto e questo. Sì. Vediamo com'è la situazione dopo gli 8 punti di Rivignano e di Gemona. Gemona 23 e Rivignano 14. Ma c'è ancora, ci sono altri quiz, c'è un proverbio e altre parole. Quindi ci vediamo tra poco, lo sapevo. Le proloco di Rivignano e Gemona del Friuli, pronti con le pulsantiere perché abbiamo altri quiz e poi naturalmente altri giochi in friulano, ma partiamo con il cubo virtuale e andiamo a vedere il prossimo argomento. Enogastronomia. Qual è il paese dove si esporta di più il prosciutto di San Daniele? Stati Uniti, Repubblica Ceca, Francia, Australia?
buono, nel fatto. Gli Stati Uniti, no. Gemona ha ancora la possibilità di rispondere. No. Non è Repubblica Ceca, ma Francia. L'applauso è per Claudio, che invece saprà darci la risposta precisa e i dettagli anche. Tu hai di considerare che io sono di Spilimberg, ma sono in assoluta San Daniel. Ah. Allora, il prosciutto sembra incredibile, perché tutti associano l'idea prosciutto Stati Uniti, perché è un grande mercato, invece il mercato principale del prosciutto di San Daniele è la Francia, con il 25% circa delle esportazioni. Gli Stati Uniti sono leggermente meno di 20%, quindi è il secondo posto, insomma. Sì, sì. E poi c'è l'Australia, comunque tra le prime, verso il 12% o qualcosa del genere. La Repubblica Ceca proprio è sot, proprio. È più sot dal mio microfono. Va bene. E allora andiamo a vedere il prossimo cubo virtuale. Vediamo se c'è anche la situazione del blocco, vediamo dopo. Territorio, 15 secondi da 2 a 5 punti. Andiamo a Cividale. Il truc che si disputa a Cividale sotto Pasqua, dove si gioca? Su un pendio erboso, sulla sabbia, sulle strade, nella fontana. Sulla sabbia, bravi ragazzi di Gemona. Veloce, veloce. Velocissima Erika. Giochi super con il truc? Beh, mi sono affidata. Ah no, lui che evidentemente gioca con il truc. Ma a parte che l'immagine... L'immagine poteva essere anche un'altra cosa, non esatto, sabbia. No? Poteva essere... Cemento? Sabbia? Sabbia? No, poteva essere una fontana secca, asciutta. E dopo comunque sto per la strada. Esatto. Enrico, tu non sei mai andato a vedere il truc a Cividale? No, ma quest'anno verrai in diretta con me. Quest'anno vieni in diretta con me, così ti faccio provare il truc. Dovete seguire le puntate, tutte le puntate di Lo Sapevo, perché quando c'è la squadra, la provoca di Cividale, ogni volta racconta del truc, anche l'ultima volta, perché cos'era, un mese fa, due mesi fa? Sì, no? Sì, sì. Vabbè, dai Enrico, sei distratto, l'ho percepito. Vabbè, andiamo avanti, anzi vediamo la situazione, se la regia mi aiuta. Eccola qua, Gemona 27, Rivignano 14, ma Enrico non preoccuparti perché ci sono altri quiz e poi ci sono altri giochi, quindi andiamo a vedere il prossimo cubo virtuale. Cultura, a San Giovanni di Duino sorge un monumento con due lupi di bronzo. A chi sono dedicati? Agli scout italiani, ai cani da soccorso, ai lupi di Toscana, alla nave Lupo. Più avete più tempo per pensarci, più punti in palio. Avete ancora 20 secondi. Non mi convinco. Alla nave Lupo no. Quindi Gemona può ancora rispondere. Non è agli scout italiani. Ai lupi di Toscana. Perché Claudio? Ascoltate Claudio così capite il perché. Chi no eri? E di la verità, all'era mio nono però. Sì? È un episodio della Prima Guerra Mondiale. Praticamente i lupi Toscana sono uno dei reparti delle brigate che hanno combattuto proprio nella zona nel maggio del 17, nella zona di Duino sul Monte Armada. E sono stati protagonisti anche di episodi di valore e tra l'altro particolarmente durante quel periodo lì, quindi maggio del 17, in uno degli attacchi morì uno dei comandanti proprio dei lupi di Toscana, per cui hanno voluto rendere onore poi all'intera brigata, in particolare al suo comandante, con questo monumento. Grazie Claudio. Andiamo a scoprire i prossimi quiz. Allora andiamo a vedere il prossimo cubo virtuale e poi lanceremo l'altro proverbio. Con 1598 coppie partecipanti, Trieste nel 2018 ha stabilito il record mondiale per il più grande: giorno di San Valentino, torneo di scacchi, calcio balilo, valzer. Non è calcio balilla. Gemona ha la possibilità di rispondere ed è valzer. Bello, eh? Bello anche come
bello come effetto scenico dove sei stato anche. Io c'ero. Ah, anche lì. Sì, dicendo facendo in fente di sì, dai, che non se ne, non, sono una nullità nel ballo assoluto. Comunque Trieste, uno al poteva arrivare anche un momentino così ragionando un po', per il fatto che Trieste alla fine è la città più austriaca d'Italia, in qualche maniera, dunque poteva le Ade, è un discorso di valzer, no? Enrico, niente da fare, neanche su questa, ma io avevo sentito un tuo aiutante che aveva detto valse, sì, dopo, ma avevi già schiacciato. Sei troppo veloce quando non serve. Un disastro, quindi. Ma non ti prende in giro. Ma sì, no? Figurati. Andiamo avanti, passiamo al prossimo cubo virtuale. Chiodo fisso, gravità zero, teste di pietra. Sono società regionali di quale sport? Arrampicata, baseball, bocce o quidditch? Quidditch. Ma vedi che Gemona lo sapeva? Bravi. Mi dici che cos'è lo sport che io non so? Quidditch. Claudio, che sport è? No, il quidditch, non sai cos'è il quidditch, no, dai! Non sapere che cos'è il quidditch. È lo sport giocato nelle storie, nei racconti di Harry Potter. Ah, io non guardo, no, non è per me Harry Potter, mi dissocio da Harry Potter. Beh. Ah, perché non lo so, perché proprio non... Ah no? No, ah, no. E tu però... Si dissocia con... Ma si dissocia da Harry Potter o si dissocia da Alexis? No, da Harry Potter. E qua siamo grandi amanti di Harry Potter. Là sono tutti amanti di Harry Potter. Quindi Simone, il nostro regista, sicuramente lo sa, lo sapeva. Ma perché tu astore... Mi faccio raccontare. Ma perché ti fa paura Harry Potter? No, perché sono amanti di Harry Potter in regia. Io invece no. No, tu? Quindi mi dissocio. Okay. Ma domani mi faccio spiegare. Vabbè. Ma mi pare che anche tu, Enrico, sto giro, no, niente da fare. Si poteva intuire, effettivamente, ma non... no. Niente da fare. Niente da fare. Vabbè. Adesso, velocissima, cioè, neanche finita. Vediamo il punteggio, perché 34 Gemona, Rivignano 14, ma ci sono i 5 punti adesso in palio per il proverbio, dopo ci sarà il gioco in Fiulano. Quindi andiamo a vedere assieme il proverbio della serata in grafica e Enrico avrà la possibilità di rispondere. Chi legge? Tu. Pareva. Al va al plui un ieu rimpignate che un vigliel in stale. Enrico, poi è duretta, No, perché hai la pubblicità per consultarti con i tuoi colleghi e poi ti diamo la possibilità di rispondere. Quindi andiamo in pubblicità e ci vediamo tra poco con il proverbio. Con le nostre proloquio in studio, Rivignano e Gemona, ci siamo lasciati con un proverbio, lo rivediamo in grafica, così Enrico e la sua squadra hanno ancora qualche secondo per pensarci. Vai Claudio. Al val plui un ieu rimpignate che un vigliel in stale. Caro Enrico, ti sei consultato, adesso a te la parola. Allora... Potrebbe essere, questa è la spiegazione, che vale più qualcosa che hai concretamente, anche se è piccolo, piuttosto che aspettare qualcosa di più grande, e quindi come il VDL, come Caldeventi, grande, sì. Il mio è il gnero tra la pignata con voi, che è il VDL. Giusto! Bravo! Clamoroso! Clamoroso, la gioia di Enrico dopo tanto! Il corrispondente italiano sarebbe meglio un uovo oggi che una gallina domani, in sostanza. Dai, Enrico, che emozione! Finalmente! Dopo tanto tempo, no, che non ci credo. Avevo preso paura della sua faccia, no, di nuovo. Bene, dai, è un'emozione che condividete anche voi. Condivido, no? Perché condivido. Era da troppo tempo che Enrico non dava una risposta. Non dava segni di vita. Non dava segni di vita. 5 punti conquistati e questi mettiti in saccoccia perché adesso do sempre, anzi lanciamo la sigla e poi vediamo com'è la situazione, perché abbiamo il gioco in Friulano.
do sempre ad Enrico la possibilità di scegliere la busta, la 3 o la 4? La 4, restiamo sui numeri pari, dai. C'è di tu? Restiamo sui numeri pari, erano due prima, adesso sono 4. Va bene. Tu dici che porti bene, ma... Prima era il contrario di ciò che pensavamo, quindi anche adesso sì. Allora, dall'italiano al friulano. Ma non lo sai, ha sempre di criticare, sempre no, di contestare. Io non ho detto niente, ti ho solo guardato. Quindi ho detto tutto, tu dici. Esatto. Va bene, un minuto di tempo, partiamo dal primo. Sono nomi di paesi, questo possiamo dirlo. Come si dice? Butrio. Buri. Barcis. Barcis. Moggio Udinese. Which? Villa Vicentina. Villa Vicentina. Sì. Bando. Bando. Eh? Bando. Ah. Bando. Ma io ti dico bando, tu me lo devi dire in friulano però. Sì, sì, sì. Band. Percotto. Percut. Versa. Vierse. Lucinicco. Lusinic. Eh? Lusinic? No, Cordenons. Cordenons. Butrio. Buri. Barcis. Moggio Udinese. Villa Vicentina. Villa Vicentina. Bando. Band. Percotto. Percut. Versa. Vierse. Lucinicco. Lucinins. Flagogna. Flauigne. Flauigne. L'esultanza di Enrico. Com'è? Così, bene. Tutto contento? Sì. 10 su 10, ci ha preso gusto adesso. Beh, io fermo e poi nessuno, come? E adesso vediamo, adesso perché... Adesso c'è Erika, eh? Erika col suo esperto vicino. Siamo pronti. Qua. Quindi questa volta, lo sarà da ridere, lo dico io in friulano. E tu in italiano. Ci proviamo. Ecco, partiamo dal primo paese. Gonars. Gonars. Manzan. Manzano. Ontagnan. Montegnano. No, Gonars. Gonars. Manzan. Manzano. Ontagnan. Montagnano. No, Gonars. Ah, Ontagnano. Gonars. Gonars. Manzan. Manzano. Ontagnan. Ontagnano. Chiasiellis. Chiasielis. Rosacis. Rosazzo. Villes. Villes. Distra. Distra? Distra. Eh no, distra lo dico io. Distra. Tu lo devi dire in italiano. Distra. Distranie. Gonars. Gonars. Manzan. Manzano. Ontagnan. Ontagnano. Chiasiellis. Chiasiellis. Rosacis. Rosazzo. Villes. Villes. Distra. Tempo scaduto. Distrago. Istrago. Era Istrago. Istrago. Poi c'era Ville Chiace. Villa Caccia. Insic. Giassicco. Giassicco. E Paparia Popereacco. Quindi voi ne avete conquistate di 6. 6. 6 su 10. Allora, adesso tra poco la regia fa tutti i calcoli e ci dirà com'è la situazione, ma prima, perché poi c'è il quizzone finale, prima vogliamo parlare un po' della vostra proloquo e delle vostre attività. Enrico, come sta andando e quali sono i vostri prossimi progetti? Beh, direi che insomma l'anno scorso si è concluso molto bene, perché siamo ripartiti ad agosto lanciando una nuova iniziativa dopo 2 anni, o meglio, più che lanciando una nuova iniziativa, riformando un po' una vecchia iniziativa per dare un po' uno spirito di ripartenza, sì. Che era appunto il Guarda che Stella. Ho sbagliato io prima allora, ho detto sì, calici. No, è calici di stelle alla tisana. Io faccio troppe dirette. Però insomma, siamo vicino, quindi c'entrano le stelle lo stesso, insomma. Dai. Sì. E per poi andare avanti con la Fiera dei Santi, insomma, che comunque è stato un grande successo, insomma, nonostante il periodo. E poi l'anno si è concluso col Babbo Natale, che anche lì io potrei dire che è stato un anno da record con le presenze, perché insomma c'erano veramente tanti bambini insomma in piazza, quindi è stata una... Quindi lavorate per adesso? Adesso stiamo lavorando insomma per
poter continuare questa ripartenza e queste iniziative. E l'idea sarebbe quella di ripartire ad aprile, riproponendo una vecchia iniziativa che era una pedalata ecologica, e per poi andare avanti il 2 giugno con una marcia lunga e poi ad agosto, indicativamente insomma lui il primo weekend di agosto con Guarda che Stella, che poi un attimo adesso definiremo quale sarà il format definitivo, sì, insomma, certo. però per poi è continuare appunto con la Fiera dei Santi, che insomma non è da meno, e Babbo Natale assolutamente. In quanti siete voi in Prolocco? Noi siamo i 27 giovani, dirò, perché l'età media è sui 25 anni, quindi siamo sempre alla ricerca di nuovi iscritti, nuove... Beh, quello tutti. E nuove leve, ecco. Però, insomma, la prospettiva è quella di poter continuare, insomma, a promuovere il territorio senz'altro. Certo. E a coinvolgere poi soprattutto la comunità nelle iniziative, renderle un po' partecipi, insomma. Anche perché è un comune che ha più di una quarantina di associazioni, sì, per cui è particolare come comune nel suo genere, e questo ci dà sicuramente la possibilità di collaborare tra tante associazioni che ci sono, e quindi creare qualcosa anche di importante, ecco, comunque anche a livello di collaborazioni, è senz'altro una cosa bella e importante un po' per tutti, soprattutto in questi periodi che... Certo. Enrico, bravo! Bravi. Anche a Gemona ci sono diverse iniziative, come sta andando e quali sono i prossimi progetti? Beh, diciamo che anche noi stiamo cercando di recuperare un po' tutte le attività che avevamo prima di questo periodo. Come loro siamo alla ricerca di volenterosi e entusiasmanti voi, persone. Dio. Un po' lontanino, però ce la possiamo fare. Una fusione? No, una fusione, beh no, fusione... No, fusione a distanza. Però quest'anno, soprattutto in agosto, la prima settimana di agosto cercheremo, se tutto ce lo permette, ma comunque ce la faremo, siamo positivi, ottimisti. Sì, bene, ottimisti, giusto? A riproporre, diciamo, Tempus Est Iucundum, bello, nella versione che tutti ci ricordiamo. Certo. Anche perché quest'anno compie 30 anni Tempus, e quindi cercheremo anche un po' di ricontattare tutti coloro che alla fine sono cresciuti, hanno fondato questo evento. Bello. E riproporre, cercare insomma di ricordare a tutti come è nato, come è stata la sua evoluzione, per poi arrivare storico ai giorni nostri. Sì. Proprio da come è nata ad oggi. Bello. Esatto. Una bella iniziativa questa. E quindi vi focalizzate su quello per il momento? Beh, principalmente sì, ma anche perché un po' l'incertezza del periodo non è che ci possa fare, non so, dei programmi a lungo termine, far fare dei programmi a lungo termine, e poi nel frattempo cerchiamo anche noi dei giovani volontari e entusiasti. Ma in quanti siete voi? In quanti siamo? Sì. Allora, nei tempi d'oro, nei momenti veramente di unione, sicuramente arriviamo a una sessantina di persone, tra le borgate, la collaborazione tra di noi. Sì. Poi, vabbè, c'è il consiglio e un piccolo gruppo giovane, se si può dire così, che diciamo... Guarda, la Prolocco dell'altra settimana ha citato gruppo IMSS, quindi voglio dire... quindi sì... che però ringraziano, quindi insomma simpatici anche davvero. Noi nel dubbio ringraziamo, si sa mai che poi... Un applauso no. Anche per voi. Certo. Allora, lasciamo la suspense, come si dice, per quanto riguarda il punteggio, andiamo subito al domandone finale. Chiedo alla mia prestigiosa regia, Simone Caramaschi, Giandomenico Ricci e Chiara Miscoria, che ringrazio. Sì, allora andiamo subito al domandone, il domandone della seconda fase, quello che potrebbe decidere la vittoria. Sorpresa, è un personaggio, campionessa mondiale nel 2002, alta 1,92, ha due figlie, Tommaso e Emma. Chi è? Elisa Togut, Mara Navarria, Susanna Salvador, Chiara Cainero. Campionessa mondiale nel 2002. È rivignata la risposta esatta, clamorosamente. Abbiamo anche un'immagine di Elisa, dovremmo avere anche un'immagine di Elisa, chiedo alla regia, per poi capire anche
chi ha vinto è lei, infatti vedete che è alta, 1,92. Claudio, tu la conosci? Poi vinci gli altri insieme. Ah sì? Sì, sì, sì. No, comunque lei, campionessa di pallavolo, tra l'altro nata a Gorizia, anche se ha giocato, non ha mai giocato in realtà in società qui in Friuli, perché ha giocato parecchi anni a Iesi e altre parti d'Italia. Una curiosità, lei ha vinto con la nazionale italiana il mondiale del 2002, giocato in Germania, tra l'altro finale combattutissima con gli Stati Uniti 3-2 dopo due ore di gioco, e in quell'occasione vinse anche il premio come miglior giocatrice del mondiale. Però, curiosità, non ha mai riuscita a vincere un campionato italiano. Ecco, e Enrico succede. Lo sapeva? Succede. No, avevi l'aiutante. Una spalla. Ecco. Allora, alla regia, prima di vedere il risultato, siamo sicuri che non ci sia una situazione di parità al punto tale da dover estrapolare le domande spareggio? Chiedo alla regia. Nessuna parità. Nessuna parità. C'è un vincitore. Chi sarà il vincitore? Allora, lo scopriamo, vediamo chi va ai quarti di finale. Tra Gemona e Rivignano, io non ho ottenuto i calcoli, quindi non lo so. Rivignano 30, Gemona del Friuli per 3 punti! Per 3 punti. Poco. Per 3 punti, perché il proverbio vale 5 e questo... Hai fatto i conti? Volete fare il conteggio? Andate dal notaio? Cosa facciamo? Io ero convinta di aver perso. Come tu eri convinta di aver perso? Adesso, quando che terminiamo la trasmissione, vi faremo vedere i conteggi di là del nostro regista. E le prende, se ha sbagliato le prende. Vero Claudio? Tutto stabilito fin dall'inizio. Cosa dici? Allora. No, però Rivignano è stato bravo, ha fatto una bella rimonta, perché era in soft form dopo la fine. Vedete, io chiamavo le domande. Non si ferma in pubblico, dico, ma corri in fin chiase. È venuto la macchina. Tanto è dovuto arrivare io. Gemona ritorna ai quarti di finale, quindi complimenti, okay. Preparatevi. Enrico, sei bello. Bella squadra, anche una buona parte, diciamo lei tutte, dai. No, ma posso stare solo che contento. Sei partito piano e sei andato troppo veloce, un po' così. La devi prendere i tempi migliori la prossima volta, devi calibrare i tempi. Ha detto, parto piano così arrivo lontano, ma invece no, siamo fermati. No, ma è andata bene, per 3 punti, dai, può succedere. Sì, comunque complimenti, verremo anche noi a seguirvi con le vostre iniziative, perché ci teniamo a seguire le aspettiamo anche voi, del Proloco. Certo, anche noi... Aspettiamo voi. Molto volentieri. Vi aspettate a vicenda. Grazie ragazzi, complimenti a Rivignano, complimenti a Gemona del Friuli, complimenti al nostro Claudio Romanzin. Andi. E noi ci vediamo alla prossima. Grazie alla regia, grazie, ciao.